Prolecce insieme al Comitato Spontaneo Voce dell'Ulivo, al Consorzio di Tutela della DOP Terra d'Otranto e Tutela Ambiente ha voluto organizzare per oggi 16 aprile il Buone Pratiche Day, una giornata di sensibilizzazione sia per i privati che non avevano le condizioni economiche, finanziarie, agricole di poter coltivare i loro terreni, ma anche una giornata di sensibilizzazione per le pubbliche amministrazioni. Il piano di emergenza del commissario Silletti prevede infatti che ad oggi, in questi ultimi giorni, si cerchi di controllare l'insetto vettore mediante delle lavorazioni al terreno per poter rallentare la diffusione del compenso del disseccamento rapido dell'olivo. E proprio per questo abbiamo voluto dare una risposta tangibile alle sollecitazioni che sono giunte anche direttamente dal ministro Martina quando è venuto qui a Lecce la settimana passata. Imprenditore agricolo che ha investito tutta la sua vita nella conduzione di un'azienda agricola, nel miglioramento del proprio prodotto, vede il pericolo che tutto quello per il quale ha investito si stia disgregando. È proprio per questo che abbiamo una forza d'animo maggiore, un impegno maggiore per cercare di tutelare finché riusciamo il patrimonio olivicolo, che è un esempio di ciò che hanno lasciato i nostri avi, ma anche di quello che vorremmo lasciare ai nostri figli. Sicuramente stiamo spronando al massimo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, li stiamo usando al massimo, e uno di questi è il mondo della ricerca con il CNR, con le università sia italiane che estere che si stanno avvicinando a questo problema che per la prima volta ha colpito l'Unione Europea e in particolar modo l'Italia. Fosse zitella fastidiosa. Stiamo cercando di trarre beneficio, di trarre insegnamento dalle loro indicazioni, però è un dato di fatto che il batterio Xylella è arrivato per la prima volta qua da noi, è un batterio che non c'è mai stato in tutta l'Europa e quindi dobbiamo avere un approccio sicuramente un po' più pragmatico, un po' più scientifico per vedere, no, di contenere il problema.